Il Monte Vulture è meraviglioso per le sue bellezze naturali, ma è anche tanto generoso proprio per i suoi castagneti, per l'albero, il castagno che ci donano il prezioso prodotto che è un prodotto d'eccellenza di questo territorio, e cioè la castagna. Ebbene, oggi vogliamo invitarvi ad un appuntamento che non potete assolutamente perdervi. Per questo fine settimana è stata organizzata a Melfi la ormai conosciutissima e nota Sagra della Varola. Pensate, sono 62 anni che la città normanna propone questo importante ed imperdibile appuntamento. Ne parliamo con Tommaso Bufano, presidente della Proloco di Melfi. Presidente Bufano, buonasera, benvenuto a TG7 Basilicata. Buonasera a tutti i telespettatori. Grazie. Allora, ancora una volta Melfi vuole celebrare questo importante prodotto del nostro territorio, la castagna. Sono 62 anni, Presidente. Allora, qual è il programma? Ma già per celebrare in questo frutto non è una cosa che diciamo parte da adesso, o quantomeno è soltanto da queste parti che viene fatto, viene prodotto, viene consumato, viene celebrato. Però noi teniamo una particolarità, dicevo in tante altre occasioni, perché mi dicono: come mai dite che la vostra castagna è migliore, la castagna del Vulture è migliore? Beh, insomma, noi diciamo sempre che dove c'è un vulcano spento sotto, C'è buona c'è terra. buona terra che è piena di minerali, che è piena di tante energie che altri territori non hanno. E lo vediamo anche sul Vesuvio: tutto ciò che viene prodotto sulle pendici del Vesuvio hanno un sapore eccezionale, anche una qualità più pregiata. E non a caso noi diciamo abbiamo questa fortuna in più rispetto agli altri che producono le castagne, che sono castagneti immersi totalmente nelle falde di un vulcano, nel territorio, nel terreno, nei minerali, in tutto ciò che un vulcano spento dà ancora. E naturalmente tutto questo consente non solo una celebrazione, ma un ritorno con una presenza di gente, di amici, sia della Puglia, sia della Basilicata, sia Eh sì, delle regioni vicine. della Sì, poi ci Campania. arriviamo a questo, infatti, sì. E lo fa naturalmente dandoci un ritorno di presenza eccezionale anche, quindi dall'eccezionalità della castagna, della qualità della castagna del Monte Vulture, andiamo a trovare anche, quando io dico fiumi di Aglianico del Vulture, andiamo a trovare anche un'altra eccellenza. E quindi, sommando entrambe, abbiamo un risultato da offrire E qui enorme. si intravede comunque una sorta di orgoglio, ecco, tutto lucano, in particolare Vulturino, insomma, nelle sue parole, che in effetti il nostro territorio è ricco di risorse, quindi la castagna sì che celebriamo, però c'è anche, ecco, poi il vino, l'aglianico e l'olio. Allora, Presidente, però arriviamo al programma. Ma voi veramente presentate una gran cosa proprio come organizzazione, come presenze. Avete organizzato dei percorsi gastronomici, monumentali, sì, perché in tutto questo voi non celebrate soltanto il prodotto vulturino che è la castagna, ma voi celebrate il territorio e la sua storia. Indubbiamente, indubbiamente. Quello che noi diciamo, dobbiamo fare rete, lo diciamo da tanto tempo, e fare rete significa programmare qualcosa che non riguarda solo una piccola parte, ma che riguarda l'insieme di un territorio. È un territorio piuttosto omogeneo, è il nostro, la parte settentrionale della Basilicata è piuttosto omogenea, presenta anche una storia che appartiene a noi tutti quanti, e di conseguenza teniamo monumenti importanti
che possiamo non solo pubblicizzare insieme a queste manifestazioni enogastronomiche, ma possiamo anche avvicinare un po' di più chi viene da altre regioni a quella che è la nostra storia. Noi l'abbiamo vissuta la storia. A Melfi sono stati fatti 5 concili papali. Urbano II era presente qua quando ha deciso di fare la prima crociata. È un bene o un male, non lo sappiamo, ha fatta la storia. L'esercito normanno è partito dalla chiesa rupestre che sta poco più sotto delle scuole di Melfi dove sono ubicate. Non lo dimentichiamo, insomma è strano che spesse volte non viene celebrato come si deve. Qui sono state emanate e promulgate le costituzioni augustales, le costituzioni che chiamiamo di Melfi anche, ma sono la prima raccolta di leggi e regolamenti che sono appartenuti dal Medioevo in poi a tutte le popolazioni. E di conseguenza è qualcosa di grosso che è stato fatto, e andandolo a vedere questo libro delle Costituzioni, andando a leggere, ci rendiamo conto come da allora si difendeva la donna, da allora si difendeva il cittadino che andava sotto processo, non poteva andare più da quello che è scritto in questa raccolta, non poteva andare più da solo e a non dir niente, ma a essere soltanto condannato, ma poteva difendersi e farsi anche difendere. Magari non c'era ancora chi esercitava la professione di avvocato, ma c'era chi magari poteva dire quella parola migliore in più a favore dell'eventuale condannato, e quindi è una grande cosa. Le proloco, Presidente, si sa, insomma, il loro scopo è quello di promuovere quello che è il patrimonio culturale, storico, come lei ha appena fatto, ecco, di un territorio. E voi ci state riuscendo benissimo e lo dimostrate anche in questa vostra attività che fate, perché è una vera e propria attività dove immagino ci sia tanto, tanto lavoro dietro, insomma, come dicevamo prima, a telecamere spente. Però voi state rappresentando, ecco, per Melfi anche un volano per il rilancio dell'economia del territorio. Perché? Perché lei lo diceva prima, ecco perché le ho detto poi ci arriviamo a questa cosa. Qui giungono da ogni dove, quando c'è la Sagra della Varola, non solo dei paesi circostanti, ma anche da altre regioni, al punto che qui c'è il pienone, c'è qui come si suol dire, e qui c'è tutto esaurito anche negli hotel, nei ristoranti. Bene, bene per la vostra comunità, per il territorio. Ed ecco un'occasione, un esempio che date per rilanciare l'economia di un territorio. Ecco perché noi diciamo dobbiamo fare rete, non a caso, perché quello che avviene in questa occasione, in questi 2 giorni, dietro c'è un lavoraccio. Immagino. che qualcuno può dire, ma speriamo che finisce perché mi riposo un po'. Però poi lo rifate sempre l'anno successivo. Lo rifacciamo sempre, non lasciamo mai. Sì. Questa economia, in effetti, abbraccia fino a Potenza. Noi teniamo gente che va a dormire il sabato notte al Grand Hotel a Potenza, oppure al Park Hotel, oppure da qualche altro albergo magari è nato. E sì, naturalmente, figuriamoci se non sono pieni questi che da certo, qua vanno fin là. E qualcuno che viene magari da Lecce, per farne esempio, può anche, ha dormito probabilmente in un albergo di Foggia e ci sta qua un'ora. E raggiunge poi successivamente. Questo è tutta un'economia che si muove. E certo. E chiaramente Monticchio ha una visuale enorme in queste 2 giornate. Molte persone fanno una giornata magari nella zona, ma a Monticchio
in modo particolare, e certo poi Monticchio offre o non offre molto, c'ha o non ha uno sviluppo, vabbè, quello appartiene alla incapacità nostra. Sì, questo è un altro discorso. È un altro, sì. Tutto un'altra, sì, cosa, che abbiamo pure vissuto in altri tempi quando c'era il consorzio turistico di cui Melfi faceva parte e quindi noi partecipavamo in prima persona alle riunioni. Però poi alla fine finisce un po' così, senza nessun risultato, ogni cosa, se non quando c'è la caparbietà, la volontà da parte di un'associazione come la nostra. Che e questo dicevo, che Presidente, come in questo caso, quando poi ci sono i programmi e poi ci si riesce a realizzarli. E che caparbiamente, partendo da zero, sapendo che c'è una spesa abbastanza rilevante, poi alla fine, se vogliamo farla come normalmente la facciamo e così la proponiamo, spingendo gli amministratori a seguirci. Anche se poi si trova sempre per quello che bene o male serve e che si chiede. Ma se non ci fosse chi spingesse tutta l'ambaradan che noi produciamo, io penso che non funziona, non dovrebbe funzionare. Bisogna insistere. Lo vediamo già con la falconeria di quest'anno. Il caro amico Giovanni Laviano non ha più, diciamo, le forze per produrlo, per fare quella bella manifestazione della falconeria che si chiude con un corteo, che c'è tanta gente che mi telefona e dice: ma è la domenica del corteo questa? Ah. E quindi, riferendosi a quello della falconeria, io lo so, però è strano che, ritiratosi lui, insomma, non c'è chi vuole mettere un po' a disposizione della collettività. Quindi voi rappresentate anche proprio una sorta di esempio anche per la comunità, proprio ad invogliare, ecco, chi volesse seguire le vostre orme, perché comunque è una tradizione, Presidente, che in effetti non può essere perduta qui a Melfi, quindi speriamo di no, ma con tutto l'impegno che ci mettete, vedendo anche il programma nutrito, ben articolato, le tante proposte che comunque avete messo sul tavolo, quindi penso che comunque il successo, come gli altri anni, così lo raggiungiate. E poi è una sorta anche per far conoscere le attività imprenditoriali e produttive del territorio, Presidente, certo, perché poi con, certo, gli stand, con ognuno che propone i suoi prodotti, quindi c'è anche un interscambio tra le realtà territoriali. Non è soltanto, come ha detto lei poc'anzi, la castagna, è tutto un altro mondo, parte dal vino, parte dalla birra, tutto, che è prodotta, parte dai peperoni cruschi, parte, certo, dai provoloni delle mucche podoniche prodotte in zone anche più alte di noi, ma che certamente sono valutate bene da chi viene e lo pretende. E così come tutto il resto che viene inserito, dai dolci di castagne, un altro bene straordinario che noi proponiamo, hanno successo ma si fermano il giorno dopo. E qui è la storia, sempre che si ripete, purtroppo. E allora, Presidente, un'intuizione, ecco, della Proloco per poter proseguire quello che poi realizzate in questi giorni della Sagra? Quale potrebbe essere? Ma quello che si può fare è facile, se c'è la voglia di stare insieme, di parlarsi e non di operare non pensando a nessuno più. E questo è sbagliato, no? Perché se io faccio questa manifestazione, un altro ne fa una simile, un altro magari cerca di rubarmi fino il nome, no? Ma insomma, certo, al di là del fatto che sono marchi registrati, uno potrebbe far valere le cose, però insomma si sorride un po', non si rincorre le cose che già vanno, ma si fa qualcosa che può fiancheggiare questa manifestazione e utilizzare di tutto quello che noi facciamo, di tutta quella promozione che comunque noi abbiamo giorno per giorno, fa promozione, e facciamo in modo tale che il nostro Interland
riesca pure a uscire fuori attraverso questo movimento di persone che vengono, conoscono e portano altrove anche queste esperienze che loro hanno fatto, perché non è che se la tengono dentro, ma ne parlano con ma gli, certo, amici, gli amici. Comunque la vera pubblicità comunque, sono quelli che vengono, certo, il pubblico. Quello che si fa mano a mano, cioè è una cosa che funziona. L'abbiamo visto con una cosa che io non ci credevo quando abbiamo iniziato. La cripta di Santa Margherita è un gioiello incredibile. Sono venuti i giapponesi un mese fa a registrarlo. E noi non le valorizziamo. Perché lo devono lanciare in Giappone. E non ne parliamo dei tedeschi, degli austriaci, di quelli che vengono dal Belgio, dall'Olanda, che sono sempre legati alla Finlandia, che sono legati a tutto quello che è stata la storia anche non solo degli svevi ma dei normanni. Insomma, c'è una situazione che si può far esplodere, certo. Però resta là. Però resta voi là. Comunque ci lavorate. Chiaramente ci dispiace, noi ne parliamo da parecchio tempo di questo fatto della rete. La rete è l'unica salvezza che teniamo per fare le cose grandi. Altrimenti sì, certo, si va su un po' di radio e televisioni importanti del meridione, si va anche in qualche radio nazionale, insomma un po' si va, però non è quello che da soli possiamo migliorare, perché da soli qui arriviamo. Pubblicizziamo i nostri prodotti, perché quando noi diciamo il motto è montagne di castagne e fiumi di aglianico del Vulture. Che significa? Insomma, è un abbinato straordinario, sì. Certo, si potrebbe aggiungere l'olio nostro, certo. Speciale, che serve a condire un po' tutto. Però ecco, bisogna avere la responsabilità e la volontà di procedere uniti su programmi importanti che invece si perde. Esempio, e chiudo questo argomento, se poi vogliamo andare a approfondirlo, approfondiamo. E termino con Matera. Noi teniamo tanto turismo che si affaccia a Matera, che magari sta una giornata bene, che vede cose in particolare, poi magari vorrebbe anche vedere altro, no? E noi non siamo capaci di arrivare ad agganciarlo. Perché? Perché la dobbiamo agganciare noi di questa parte qua, di questa parte storica qua. E se non si va ad agganciarla a Matera, insomma, non viene mandata da altra gente qua. Insomma. Comunque i produttori il loro lavoro, i loro sacrifici ce li mettono. E rivolgiamo ecco, un invito, un appello ecco, anche alla realtà, alle parti politiche, alle istituzioni affinché ecco, si crei questo lavoro di sinergie con voi, con l'associazione sul territorio e quindi anche con queste iniziative che fate affinché si lavori, ecco, si crei come diceva lei una rete proprio per rilanciare il territorio, ma se non si unite, se non si ha la buona volontà, noi possiamo parlare di aglianico e di castagne quanto vogliamo, sì. È bello, le promuoviamo, però ecco, occorre poi il resto. Il giorno dopo la sagra occorre anche quella continuità. Ecco. Allora siamo in chiusura, Presidente, un'ultima domanda, ma mi risponda al volo. Cosa le emoziona dopo tanti sacrifici che fate per organizzare la sagra della Varola, ma le più grandi soddisfazioni poi, alla fine della due giorni, la sera, la notte, cos'è che proprio le dà soddisfazione? Guardi, sembra strano, abbiamo un grosso lavoro che facciamo con il telefono, non noi, quelli che chiamano, stanno attorno. Chiamano il nostro numero, sì. Perché noi teniamo un numero della per avere informazioni che è pubblicato su tutti i libri del turismo, no? Dove parlano di Melfi, parlano di questo numero. Sì. Allora, su questo numero chiedono di tutto, perfino se il pullman c'è da Melfi a Venoso, che non c'è, sì, da Melfi a Venoso ce n'è uno solo per la mattina. Il discorso che facevamo che prima. Non c'è, oppure da Melfi a Monticchio, che non c'è. Che non c'è.
E quindi automaticamente noi non possiamo far crescere quello che dovrebbe essere il volano nostro, è la storia, i monumenti, le produzioni nostre, il saper mangiare, i prodotti che proponiamo, certo, ma la soddisfazione poi dopo tante fatiche, Presidente? Beh, e poi vedere quel fiume, oltre al fiume dell'Aglianico, quel fiume di gente? E noi, lo dico perché a qualcuno è sembrato strano, dice, ma come fate? Ah, specialmente quelle della sicurezza che 15.000 persone, 20.000 persone, come fate? Dico, ma non è che poi sono tutte là, proprio che arrivano tutto contemporaneamente, però noi facciamo un camminamento a senso unico, per cui si va solo in un senso, è un cerchio, certamente non perfetto come cerchio, ma è un cerchio questo. E in questo cerchio la gente cammina, passa, guarda, compra, magari ha visto pure al prossimo giro che mi faccio, mi fermo in quello stand a pigliare quella cosa. E quindi si informa anche che cos'è, come è fatta. Sì. E quindi se specialmente si offre una cosa di livello, di qualità, resta là, quindi non viene dimenticato, ritorna. Magari la sera viene qui a fare il giro alla Sagra e magari la mattina è bello sapere che è stata al castello, a Monticchio, che ha girato il nostro territorio e che l'avete fatto conoscere. E avere la soddisfazione finale. Certo. Questo successo è un successo per tutti, è un successo anche per l'intera area e qualcuno se ne accorge telefonando e ringraziando. E bene, che è già una grande cosa. Così, Presidente, come vi ringraziamo noi per questa chiacchierata che abbiamo fatto, dove ci avete spiegato un po' di tutto quello che è il vostro lavoro e questo importante appuntamento, per il lavoro che fate, ecco, per rilanciare tutte le risorse, le ricchezze che veramente ha il territorio del Vulture Melfese. E a tutti voi, allora, invito, ci sono tante iniziative, però la Sagra della Varola, la 62esima, pensate, della Sagra della Varola a Melfi, non potete assolutamente perderla, quindi invitiamo tutti e troverete tutto quello che propone il territorio del Vulture Melfese in tutte quelle che sono le sue tradizioni. Grazie. Esatto, grazie anche a voi.